Allora, gli eventi, i festival nascono dalle passioni. Ebbene, Enrico è una mia grande passione, gliel'ho già detto l'anno scorso al festival, non c'era stato modo di parlargli. Appena è uscita la Primavera Perfetta io mi sono precipitata, l'ho preordinato e l'ho letto in due giorni. Vabbè, io sono una lettrice vorace, un passant lavoro, e quindi il libro è denso, averlo letto in così poco tempo vi fa capire. E poi credo che possa darvi un'idea, se si riesce a vedere, il numero delle orecchie sul libro, perché c'erano tantissime pagine che risuonavano per me, e non solo per me, per tutti, per tantissime persone. Perché? Perché è letteratura, e quando leggi qualcosa e dici è vero, è proprio così, è perché ti tocca dentro, e questo è il caso di questo libro. Il protagonista è Luca Fanti, ha una vita perfetta, sembra, e poi nel corso del libro ti viene voglia quasi di dirgli fermati, attento, vedi proprio che precipita, però alla fine arriverà la primavera. Non facciamo spoiler, ovviamente, anticipazioni, perché mi auguro che chi non l'abbia fatto lo compri, c'è fermacopie in libreria qui di fronte, ma vorrei parlare del libro, e chi meglio dell'autore. Buonasera a tutti, grazie di essere qui e grazie all'amministrazione di Camoglia, all'organizzazione e a voi naturalmente e al mio editore HarperCollins Italia. Con la Primavera Perfetta ho cercato di scrivere un romanzo che avesse a che fare con tutto quello che non potevo conoscere a 20 anni. Quando ho scritto Jack Frusciante uscito dal gruppo avevo l'esperienza di un 18-19enne, di qualcuno che sa cosa significa essere figlio, che sa cosa significa essere studente, che sa cosa significa provare la meraviglia dell'essere innamorati per la prima volta. E le mie esperienze sostanzialmente finivano lì, era un mondo fatto di amici, di primi amori importanti, prime sensazioni di mancanza, di dolore legate ai sentimenti, la prima volta che perdi un amico. E sono passati 27 anni e io credo ogni giorno di questi 27 anni di essermi domandato perché è capitato proprio a me di scrivere un romanzo che è uscito in 200 copie per un piccolo editore, e oggi le mie figlie si ritrovano nei libri di antologia al liceo. E credo che sia stata una grande fortuna, ma anche perché è una grande fortuna ritrovarsi a fare qualcosa che è una tua passione. Da ragazzo puntavo la sveglia un'ora prima di andare a scuola e scrivevo un capitolo tra le 6 e le 7 di mattina prima di uscire. E nel tempo scrivere è diventata il mio mestiere, anche se mia madre non è ancora convinta e mi dice: quando è che farai un mestiere serio? Perché d'altronde le madri sono fantastiche anche per questo, cioè sono sempre molto protettive. Se non trovano tuoi libri in libreria, il libro non si sta vedendo in giro. Se li trovano, vedi, sono invenduti, insomma non sono mai contente, giustamente, è nella loro natura. Nella natura invece di chi ha una grande passione e ha la fortuna di vederla diventare il proprio lavoro, credo che ci sia anche una componente morale, etica, cioè ti devi meritare quello che ti è capitato. Sono passato appunto più di un quarto di secolo e ho cercato di raccontare una storia, è un romanzo di invenzione, ma è un romanzo credo anche realistico, una storia che ha a che fare con le vicende più combattute, più dolorose che ho sentito negli ultimi anni intorno a me.
chi ha la mia età, quando va al matrimonio di un amico suo coetaneo, sa che in un caso su due il matrimonio finirà in una separazione. E le separazioni lasciano sempre uno strascico di rancori. Capita sempre di sentire qualcuno parlare del proprio ex o della propria ex in termini poco lusinghieri. E mi sono trovato spesso a domandarmi perché debba essere così. Forse è così perché in Italia la famiglia è un tassello fondativo della società più che in altri paesi, ma nonostante questo non c'è davvero un motivo logico per avercela con il proprio ex o la propria ex. Dico questo perché la storia di Luca Fanti è la storia di un uomo che, cosa che non potevo sapere a 20 anni, come ci si sente a essere figlio, ma anche marito o ex marito e padre. È il padre di due ragazzi, una ragazzina sui 12 anni, che sarà poi importante per fargli capire certe cose nel corso della storia, come gli adulti non riescono a fargli capire, e un bimbo di 8. Che reagiscono in maniera molto diversa alla separazione dei genitori, di Luca e di sua moglie, che, come ricordavi, all'inizio della storia ha una vita magnifica, fa un lavoro che lo gratifica, fa il manager di suo fratello più giovane, che è un campione sportivo, un campione di ciclismo, e è sposato con questa donna molto, non solo diciamo affascinante, ma anche celebre, e questo lo fa sentire orgoglioso. E la sua vita va a pezzi, prima un po' alla volta e poi di schianto. Essenzialmente è la storia di 3 stagioni, un autunno in cui tutto si rompe, un inverno che è la stagione più dura, fredda e minacciosa della sua vita, in cui Luca si trova a fare i conti con disastri nei quali non aveva mai immaginato di trovarsi, e una primavera che poi dà il titolo al libro, che può arrivare soltanto dopo questa specie di odissea, dopo aver ultimato questo percorso nel dolore, nella privazione, ma che anche, io credo, soprattutto un percorso che lo porta dal dire sempre io, a me capita questo, perché il buon Dio ce l'ha con me. Si sente Giobbe a un certo punto, sì. Pensa che tutte le disgrazie che le potenze superiori gli mandano siano una sorta di gioco tra il cielo e la sua persona, e, ovvero, cioè, non smette mai di pensare a se stesso, e alla fine del suo viaggio, per fortuna, invece riesce a cambiare prospettiva, riesce a pensare più a se stesso come una parte di un noi, che non come una monade, un uomo isola. Sì, in effetti lui, quando le magnolie riprendono a fiorire, quindi in primavera, ha fatto tanta strada, ha superato tante disgrazie ed è cresciuto innegabilmente. Ma io vorrei leggervi, tanto per darvi un'idea, come parla lui dei primi momenti di difficoltà con la moglie. Per quanto ci detestassimo, eravamo ancora marito e moglie. Una robusta rete di obblighi e convenienze reciproche ci teneva vicini, e quella prossimità ci induceva ad azzuffarci come cani chiusi nella stessa gabbia. All'inizio, perlomeno, avevamo il pudore di discutere in privato, poi abbiamo passato la linea e lo scontento è dilagato come un gas maligno che pretendeva di riempire tutto lo spazio a disposizione. Beh, io credo che questa renda proprio l'idea di come a poco Luca Fanti precipiti, e con lui la sua vita perfetta. In questo ci sono una serie di protagonisti delineati benissimo: Luca Fanti, suo fratello Omni, che mi sembra una sorta di monaco buddista, dedito a fare la vita. Mi spiego, c'è questa espressione che io non conoscevo, ma credo
i ciclisti che mi sembra di aver intravisto qua nelle retrovie conoscano. Fare la vita per un ciclista implica, professionista, una serie di sacrifici incredibili. Olly non avrebbe mai potuto essere protagonista, secondo me è un po' noioso forse, non so. Beh, Luca è un uomo che ha i suoi pregi e i suoi difetti. Mi interessava raccontare la storia di un personaggio che alla fine penso ognuno di noi conosca, tra i suoi amici, nella sua cerchia. È sicuramente un uomo col quale è piacevole andare a cena insieme, è un uomo capace di essere di compagnia, capace di raccontare, di stare con gli altri, e il suo difetto più grave è sicuramente invece una grande faciloneria, una grande superficialità. Tradisce sua moglie pensando che tutto sommato cosa vuoi mai che sia, non si rende nemmeno conto che sta costruendo una trappola sotto il progetto di vita di una famiglia facendo così. Quando iniziano a piovergli addosso i guai, quasi si stupisce che sua moglie sia rancorosa nei suoi confronti, perché in sostanza è un padre di famiglia che è ancora un ragazzo, non solo nello spirito, forse anche nella mente, e in questo devo dire che non mancano le fonti di ispirazione. A volte basta guardarsi allo specchio, a volte basta interrogare gli amici e i conoscenti che stanno intorno. E per lui diventa complicato rendersi conto che due ex sono due persone che hanno veleggiato insieme, hanno cercato di portare al porto un'imbarcazione e questa naufragati. Imbarcazione è affondata, ha fatto naufragio. Ma perché ha fatto naufragio? Perché l'altro si è intestardito con un succhiello ad aprire una falla nello scafo, o per una ragione molto più misteriosa, che è la stessa ragione perché ci si innamora, perché arriva l'amore nelle nostre vite? Non lo sapremo dire con esattezza, e purtroppo non sappiamo dire con esattezza. Cosa poco rassicurante, mi rendo conto, ma questo è un romanzo su realtà poco rassicuranti, e non sappiamo nemmeno perché l'amore se ne vada. E di sicuro siamo chiamati a avere per le persone delle quali siamo stati sinceramente innamorati e che lo sono state di noi, la pietà che si deve avere per i compagni di naufragio che sono stati prima compagni di navigazione. E l'amore che ci legava loro era sincero, per cui non c'è ragione di essere arrabbiati con loro. Di tutto questo il fratello Olly, il fratello ciclista, nulla sa, perché loro crescono con questa coppia di genitori in cui il padre, che lavora per le ferrovie, però è un ciclista amatore, di quelli scatenati, di quelli che fa la vita, di quelli che pensano a loro stessi come a Mosè o Saronni, anche se sono ben lontani dal professionismo, e cerca di, avendo due figli maschi, vuole assolutamente fare di loro dei ciclisti. Luca è più grande di 7 anni, tocca a lui per primo e si dimostra, non dico scarso, non dico pessimo, proprio refrattario all'idea di fare lo sportivo, perché lui vuole fare, intanto nel ciclismo come è noto vince chi taglia per primo il traguardo, lui vuole evitare la figuraccia di andare davanti agli altri per la paura di essere ripreso, quindi sta sempre nella pancia del gruppo, sta indietro, è un po' il suo atteggiamento verso la vita. Non gli piace distinguersi e quindi chiaramente come ciclista è tragico e smette appena può, perché gli interessa fare un'altra vita, gli interessa fare la vita del giovane, diciamo, mia zia Wanda direbbe alternativo, cioè gli interessano le feste, i concerti, il fare tardi la sera, bere, fumare, tutto quello che un ciclista non deve fare, a lui piace. E il padre è molto deluso quando lui da allievo smette di correre e ci riprova col fratellino piccolo, lo prende, si studia un sistema di premi, gratificazioni, se ti alleni bene avrai le gommose goleador, se vinci la garetta avrai il pupazzetto del wrestling, ti compro questo giocattolo o quest'altro, e si convince il padre che Olly vada forte in bicicletta fin dalle categorie riservate ai bambini e poi via via crescendo,
perché il suo sistema funziona, ma in realtà i bambini la sanno molto più lunga dei genitori, molto spesso, almeno di perché i genitori vogliono far loro certe cose. E banalmente si impegna in bicicletta perché si rende conto che così suo padre si mette tranquillo, e se suo padre è tranquillo in casa c'è una buona atmosfera, non alza la voce con la madre è più serena. In altre parole, si impegna a fare questa cosa che è il sogno del padre, non il suo, perché così i suoi genitori gli vogliono più bene. E di fatto sacrifica tutta la sfera emotiva che trasforma un bambino in un ragazzo e poi in un uomo a questo ideale. Fa la vita, è un monaco guerriero del ciclismo, ma nella sua vita non entra nessun amore, nessun affetto, perché i suoi riferimenti restano quelli di quando era piccolo. La donna della sua vita è loro madre, e guai avere una fidanzata durante i 9-10 mesi di stagione ciclistica, perché è una distrazione, e quindi vive nella sua bella e ampia casa in Svizzera con una governante, una signora che lo aiuta a preparare i suoi pasti ipocalorici, ma nella sua vita non c'è spazio per l'amore. Luca, al difetto opposto, tende a invaghirsi fin troppo spesso e a buttare via quello che ha costruito con le sue mani. Beh, Luca ha tanti problemi, tra l'altro ne combina veramente anche una molto grossa al fratello. Uno dei temi, secondo me, secondo credo molti lettori ricorrenti nel libro, è il tema del non detto, che può essere tra fratelli, può essere tra marito e moglie, a volte tra amici. Ci sono tantissimi casi che ricorrono in questo libro. Una cosa che mi ha sorpreso è forse marginale: io sono attratta come lettrice anche dai caratteri minori, e c'è un caro amico del protagonista, di Luca Fanti, che è morto giovane e ricorre nei suoi sogni. E c'è una sorpresa che non voglio svelarvi, però anche lì quello che si può dire è quello che devo dire. Tu hai capito cosa intendo? Perché immagino che capisca che a Tony mi riferisco, e non possiamo dire cosa si scoprirà alla fine, però il non detto è un tema che mi affascina. Ma credo che tutte le famiglie, tutte le relazioni, tutte le amicizie contengano una dose di andrà tutto bene se non tirerai fuori questo argomento, o se non lo tirerai fuori in questo modo. In parte è, come dire, sano, fisiologico, inevitabile. A volte però questi non detti, questi segreti, questi si trasformano in sostanze velenose, tossiche, che finiscono per compromettere la relazione stessa. E il punto è che Luca e suo fratello Olli hanno una relazione molto squilibrata. Luca è quello che fin da ragazzo ha fatto di testa sua, è quello che si è sentito dire farai morire tua madre di crepacuore mille volte, è quello che è andato via di casa presto per andarsi a costruire la sua fortuna a Milano senza dar retta a nessuno, e il fatto che ce l'abbia fatta è stato addirittura vissuto con dispetto, almeno dal padre. La madre è stata più contenta, il padre proprio non l'ha mandata giù. E nella vita adulta di cui tratta questo romanzo, Luca lavora come manager di Olli, per cui guadagna in base ai contratti e alle vittorie di suo fratello, e quindi c'è una dipendenza evidente di Luca nei confronti del fratello minore, e dentro di sé lui si sente come quel noto personaggio biblico al quale è stata sottratta la primogenitura. Cioè non riesce a mandare giù il fatto che il fratellino, che quando lui aveva 17 anni e la sapeva lunga, ne aveva appena 10, è quello che porta i soldi a casa alla fine. Per quanto riguarda invece la prospettiva opposta,
Olli fa la vita, si allena, fa tutto quello che un ciclista deve fare per portare a casa il successo o garantirsi la massima possibilità di farlo, ma nonostante viva in un ciclismo scientifico è convinto che se prima della partenza delle gare suo fratello Luca, il fratello maggiore, non gli batte 3 volte la mano sul casco, lui non potrà vincere, quindi è sospeso tra il mondo della scienza e quello magico-mistico e ognuno dei due dipende dall'altro in qualche modo. La storia ha a che fare anche con come questo equilibrio si rompe, perché essendo Luca, diciamolo anche, ha una testa di cavolo, quando si trova in difficoltà invece di andare da suo fratello e supplicarlo ad aiutarlo, pensa che è proprio il momento adatto per prendersi la sua rivincita, riconquistare la primogenitura e tirargli una fregatura cocente. Però essendo lui Luca Fanti e non Jupen III o il genio del crimine, questa fregatura, queste bugie hanno le gambe corte, il fratello lo scopre subito e giustamente si incavola severamente, e quindi Luca perde anche l'unica persona che lo può aiutare. Penso che ci siano due personaggi, a proposito di caratteri minori, che l'argomento che hai tirato fuori, importanti nel far capire loro che devono stare insieme, che sono cresciuti nel palmo della stessa mano e stanno ai due capi opposti delle stagioni della vita. Una, come dicevo, è la figliola Greta, di Luca, e l'altra è il vecchio allenatore di Olli, cioè ognuno dei due, la ragazzina totalmente priva di esperienza per ragioni anagrafiche, ma con le ragioni del cuore sempre a fior di labbra, gli spiega qualcosa che un padre può comprendere per amore e per quella stupefazione che ci rende ogni volta come genitori sbalorditi di fronte al fatto: ma l'ha detto davvero? Ma davvero mio figlio, mia figlia è stata capace di dire questa cosa? E dall'altra parte invece la voce dell'esperienza, la voce del vecchio direttore sportivo che in un ciclismo internazionale dove si parla italiano, francese, inglese, spagnolo, parla in dialetto romagnolo, e la sua lingua madre, diciamo, vive ancora secondo i metodi di chi è cresciuto vicino alla terra e porta un po' la voce di un'Italia che sta sparendo, l'Italia che abbiamo conosciuto da ragazzi e che c'è sempre meno, ma che ci ha nutrito. Beh, adesso non è riferito al libro, ma stavo pensando a quanto hai detto poco fa, che hai rifatto questo tour di Guareschi in giro, fatto nel 1941, a proposito della provincia italiana, che quindi avrai avuto modo di apprezzare. Comunque, tornando invece al libro, il ciclismo, questa arte sportiva così connessa alla fatica, allo sforzo fisico, è molto importante, ovviamente è un fondamento del libro, è una passione personale, ovviamente si percepisce. Per me la bicicletta è sempre stata una ricetta per la libertà, un veicolo per la libertà. In bicicletta i piccoli non potevano uscire dal cortile, i grandi sì, e quindi non vedevi l'ora di essere ammesso alla cerchia di chi poteva andare a zonzo anche fuori dal perimetro sorvegliato. Crescendo diventa magari il mezzo con cui fai le prime vacanze con gli amici. Il mio viaggio di maturità è stato andare in bicicletta a Vienna con il gruppetto degli amici più fidati, e ancora oggi, come ricordavi, mi piace, sono un volgare cicloturista, non un agonista né niente del genere, però insomma caricare i bagagli sulla bici e pensare: oh, si può ripercorrere l'antico limes dell'impero romano, oppure si può rifare il viaggio che ha fatto un autore come Guareschi 80 anni fa. Guareschi, che peraltro di Milano, dove è ambientato il libro, diceva questa cosa: lui trasferito dalla campagna di Parma alla grande città, diceva, Milano è un posto dove puoi sentire il rumore dei tuoi passi solo di notte. E era la Milano dei primi anni 40. Oggi
è più rumorosa, fai fatica un po' anche di notte a volte, però mi ha sempre affascinato l'interrelazione inevitabile che c'è in un paese come il nostro tra la dimensione della provincia e la dimensione metropolitana. Io penso di essere stato uno dei pochi bambini d'Italia che a Milano ci andava in villeggiatura, semplicemente perché una parte della mia famiglia vive lì, quindi andavo a trovare la zia, le mie quattro cugine. Per me, insomma, Milano era un posto di casa, ma mi rendevo conto ovviamente di come fosse diversa da Bologna, dove sono cresciuto. A Bologna giocavamo negli orti, in collina, quindi si giocava a indiani e cowboy. A Milano giocavi sui tetti del lavatoio dei palazzoni, non era adatto per fare indiani e cowboy, giocavi a star schiaccio perché c'era più cemento, più dimensione urbana. E Milano è anche stata la città in cui ho iniziato a lavorare. L'anno prima che uscisse Jack Frusciante ho partecipato a un concorso indetto da una rivista e i primi 10 racconti sono stati selezionati per uscire in antologia, ma cosa sembra stupefacente detta oggi, negli opulenti, anche se non ci rendevamo tanto conto di quanto fossero opulenti, primissimi 90, poteva capitare che due ragazzi selezionati come autori di racconti migliori di un concorso venissero assunti al giornale. E lì ho iniziato a capire che cosa vuol dire rispettare una scadenza, vivere l'atmosfera di una riunione di redazione. Tra l'altro è una rivista di costume molto varia, c'era dall'intellettuale super strutturato, c'era Goffredo Fofi in redazione, c'era la giovane giornalista di costume che poi ha fatto carriera, è più nota per altri campi in cui esercita il suo mestiere, che era Barbara D'Urso, e quindi una redazione molto variegata. E un'altra passione che si evince proprio chiaramente leggendo il libro è quella della musica. Io ho letto da qualche parte, forse in una tua intervista, che c'è la playlist su Spotify. Oh, quello è facile. Io sostanzialmente quando scrivo ascolto sempre musica perché mi aiuta a dare il ritmo alla pagina. Se devi descrivere una scena di un litigio, di una rottura, ascolti musica di un certo tipo, mentre quando fai delle partizioni descrittive naturalmente ti serve un altro ritmo, un'altra intenzione, ma al di là dell'accompagnamento mentre si scrive, credo che la musica sia proprio una componente tanto quanto la trama o i personaggi della scrittura in sé. Io ho fatto la mia gavetta in una piccola casa editrice che era informata dai principi che erano stati comunicati ai giovani autori da Pier Vittorio Tondelli, che aveva curato 3 antologie dedicate agli under 25. Io all'epoca ero under 18, quindi ricadevo perfettamente, e non solo ricadevo, avevo proprio la sensazione del ragazzino della squadra primavera che viene ammesso nello spogliatoio dei più grandi, quindi cercavo di stare attento, non fare figuracce, ed era estremamente gratificante avere l'attenzione di persone più esperte che ascoltavano quello che avevi scritto in settimana. Ci trovavamo il sabato e la domenica, si portava il floppy disk da casa, lo mettevi nel computer, a turno si leggeva. La prima volta ero terrorizzato, dico adesso leggo quella che per me è una scena d'amore, si mettono tutti a ridere o se ne vanno, mi tirano le bucce di banana, non lo so. E invece godere del rispetto e dell'attenzione di qualcuno di più grande di te, più esperto di te a quell'età, ti dà la sensazione che allora ci puoi provare veramente anche tu. E infatti sui libri c'è sempre il nome dell'autore in copertina e ha il suo perché, però io sono cresciuto con l'idea che i libri siano in buona parte anche un lavoro di squadra. In un certo senso ci dovrebbe essere il nome di tutti quelli che ti hanno aiutato a fare editing, di quelli che ti hanno suggerito delle letture che sono state fertili per quello che stai scrivendo. Il nome dell'editore c'è, ma è un marchio. In realtà sarebbe bello che ci fosse il nome
di chi dirige la casa editrice, dell'editor della narrativa italiana, di chi dirige la comunicazione, di chi ti permette di venire a un evento, perché sennò un libro resta un oggetto morto. Se i libri vivono è perché ci credono in tanti. E poi i libri vivono di altri libri. Mentre Luca Fanti chiacchiera amabilmente con quella che diventerà la sua nuova compagna, a un certo punto fa due riferimenti, uno a Chatwin come lettura e poi fa un riferimento a Cesare Pavese per il fatto che aveva torto, che non è vero che le donne dividono, perché le donne in realtà uniscono. Quindi un libro è fatto di tutti i riferimenti degli autori che hai letto, che hai amato. Ognuno di noi è fatto della strada che si è lasciato alle spalle e dei compagni di viaggio che ha avuto, e è un libro ha dentro la sua grana, dentro le sue pagine, dentro la sua fibra più intima, tutti i libri che sono stati importanti per te. Pavese è uno dei miei autori preferiti, lo rileggo ogni estate e mi è sempre dispiaciuto come per un amico che sia stato così sfortunato con le donne. Anche a me, io ogni volta patisco per lui, come patisco per il resto per Luca Fanti, anche se è un personaggio di finzione, però sì, Cesare Pavese non meritava un'altra vita, in effetti. È difficile mettersi davvero nei panni degli altri e tornare indietro. Si sa che quando leggi un libro o più libri di un autore che ti sembra che ti parli, finisci per volergli bene, che sia una persona tua contemporanea o che se ne sia andata prima ancora che tu nascessi, lo senti come un'anima vicina alla tua, per cui finisci anche per dispiacerti per quelle che sono state le sue disgrazie, così come finisci per rallegrarti per i successi, per le cose meravigliose che capitano ad altri. E una cosa per me molto importante da lettore, ognuno di noi sostanzialmente è qui perché è stato un sedicenne innamorato dei libri che era incerto quale libro poteva permettersi quella settimana, uno forse, se c'era stato il regalo di compleanno più di uno, ma di solito facevamo un'accurata selezione, ne valutavi 5, 6 prima di scegliere quello che potevi comprare. E il lettore sedicenne che sono stato era particolarmente grato a quegli autori che nel loro libro citavano altri libri, ti aprivano altre porte, quei libri che sembravano delle mappe, dei portolani, dei sistemi di orientamento in un labirinto che è il labirinto della cultura, dove per forza di cose nemmeno un adulto sa tutto, figurarsi un sedicenne. E per cui mi sono sempre sembrate persone generose e amabili, quegli autori che riempiono i loro libri di omaggi ad altri autori, citazioni di canzoni. No, penso a Alberto Arbasino, ha scritto interi libri di centinaia di pagine in questo modo, parlando della tale rappresentazione teatrale, della mostra, del libro, dello spettacolo. Insomma, è bello rendersi conto che i libri possono orientarci, non sono semplicemente vero, dei passatempo, sono qualcosa che ha a che fare con il talismano e la bussola. E com'è invece il rapporto con i tuoi personaggi? Mi spiego, quando finisce il libro non ti dispiace vederli andare via? Come non mi spiace? Io ogni volta che scrivo l'ultima pagina di un libro, non l'ultima pagina in prima battuta, di solito la scrittura per me funziona prima in una prima fase di accumulo. La Primavera Perfetta sono 400 pagine, la versione bozza 1.0 erano probabilmente 1200. Poi entri in una fase in cui fai il lavoro opposto, cioè lavori per sottrazione, come lo scultore che toglie, toglie, toglie dal blocco di marmo, perché la storia del secondo cugino di quel personaggio secondario magari è interessante in sé, ma rallenta e basta la storia centrale che vuoi raccontare, per cui senza rimpianti
la togli, la lasci da parte, magari un giorno diventerà un altro racconto, ma non è di quello che ti devi preoccupare. E poi la fase finale naturalmente è l'editing, in cui lavori quasi come se il testo fosse scritto in una lingua straniera. Cioè è molto importante il ritmo, la musicalità delle pagine. Tondelli diceva: una buona pagina è una pagina che si fa leggere bene ad alta voce. E per cui sono molto frustranti quegli schemini un po' scolastici del tipo qual è la forma, qual è il contenuto, sono la stessa cosa. Una storia raccontata così proprio perché vuole essere raccontata così. Qual è il messaggio? Il messaggio c'è nei Baci Perugina o su WhatsApp. Un romanzo è un messaggio, è una forma, è un contenuto, è tutto insieme. È un organismo letterario complicato, stratificato, e cerca di essere esattamente quello che vuole essere, come vuole essere. E morale della faccenda, quando arrivi all'ultima fase, quella dell'editing, che si preoccupa proprio del ritmo, del andamento, delle vibrazioni delle parole, e sai che è l'ultima fase del lavoro, e arrivi all'ultima pagina di quest'ultima fase, ovvero ti prepari a veder partire dei personaggi che per te non sono più dei personaggi, sono persone amici, in carne ed ossa, che ti hanno tenuto compagnia per 3 anni, all'inizio li conoscevi poco, poi sono diventati i tuoi migliori amici. E io so che è finito il libro ed è tempo di consegnarlo all'editore, quando, prendendo in mano l'ultima pagina, mi metto a piangere come un bambino. E ho la sensazione di vedere il treno che va via con Luca Panti, Olli, tutti gli altri che ti dicono: ciao Brix, ci vediamo un'altra volta, e vanno, sono pronti come i figli quando crescono ad andare in giro per il mondo. Penso che sia qualcosa di straziante, meraviglioso insieme. Ma qualcuno dice che è così anche quando leggi. È vero, è vero, con la differenza che un libro che ti è piaciuto lo puoi rileggere, invece un libro non lo puoi riscrivere, per cui la separazione è potente. E a proposito di personaggi, a me è piaciuta molto Greta, che è la figlia che cerca di assumere un ruolo anche di paciere, un brutto termine, però un po' rende l'idea. E poi c'è una riflessione quando Luca comincia a crescere e a capire che forse le azioni hanno delle conseguenze, che lui non è un novello job, e soprattutto riflette sulle conseguenze per i figli. Vi leggo solo 3 righe, poi volevo fare un commento sulla copertina a proposito del fatto che i libri devono tanto a tutti, anche al lavoro delle case editrici. Però questa riflessione mi sembra profondamente vera. Ci metteranno una vita intera a comprendere perché il male si è insinuato fin dentro il luogo dove si sentivano più protetti. E seppure un giorno impareranno come mai un uomo e una donna si devono lasciare, quella ferita resterà nella loro memoria come il seme della diffidenza e del disincanto, la prova suprema che l'innocenza è un'illusione buona solo per i bambini piccoli. Allora, magari ho scelto un brano che mi ha colpito. In realtà io ho una natura ottimista, e credo anche tu in fondo, perché la primavera infatti arriverà e tutti i nodi si risolveranno. C'è questa copertina di cui vi parlavo prima, l'hai scelta tu? L'ho scelta io sulla base di un briefing che abbiamo fatto e con l'editore. Cercavamo una copertina di un uomo che camminava sul filo, e ne abbiamo guardate più di 100, c'è stato un grosso lavoro dietro, perché erano uscite in base a questa ricerca molto approfondita foto in bianco e nero di circensi degli anni 20 piuttosto che slackline sportive di oggi, ma volevamo qualcuno che sotto i piedi avesse un baratro, non che fosse a 3 metri da terra o in mezzo a gente che rideva. E questo uomo in
silhouette con un burrone sotto ci ha conquistato subito, perché la grande differenza tra essere ragazzi ed essere adulti, secondo me, è che da ragazzo ognuno di noi si sente fatalmente incompreso e si sente in fin dei conti un eroe solitario. Da diventare adulti significa anche rendersi conto di tutte le volte che, oltre ad atti eroici, commetti atti magari per leggerezza che ti fanno essere non solo la vittima, non solo l'eroe, ma senza volere anche il carnefice, anche la causa del male di qualcun altro. Ogni genitore sa che, anche animati dalla miglior intenzione, puoi fare del male ai figli con una parola storta che ferisce la loro considerazione, con un commento sbagliato, con una volta in cui non c'eri che per loro sarebbe stato importante. E diventare adulti e restare ottimisti significa portare con disinvoltura tutte le cicatrici che un veterano ha addosso e fa di lui un veterano, e che quando era un novellino lo terrorizzavano perché pensavi che a quelle ferite non saresti mai sopravvissuto, e invece sapere che puoi essere di aiuto e di appoggio agli altri, anche essendo imperfetto, è forse la cosa più meravigliosa di invecchiare. Concordo appieno, sinceramente. Un'ultima domanda. Adesso i personaggi sono partiti sul loro treno, siamo in estate, stai cominciando a scrivere qualcosa di nuovo, no? Adesso fai qualcos'altro, cammini. Ma onestamente alla fine di viaggi così lunghi, questo è durato quasi 3 anni, in tutte le fasi della scrittura, poi della preparazione del libro, l'uscita, la promozione, e io sento sempre il bisogno di tornare un po' analfabeta, cioè dopo essermi preoccupato per l'ultima fase, come vi dicevo, è l'editing, cioè passi settimane a preoccuparti di punti e virgola, possibili cacofonie nascoste nel testo, certo, sicuramente saranno sfuggite, come sempre, non esiste la sinfonia perfetta, non esiste il romanzo senza errori, però l'impegno per fare il meglio ce l'hai messo e sei arrivato a un punto di quasi follia in cui ti svegli la mattina e dici no aspetta, ma ci sono due volte due doppie P troppo vicine alla fine del capitolo 7, e cioè, c'è bisogno di, diciamo, mollare un attimo i nervi e tornare a muovere i muscoli, e anche perché camminare, viaggiare in bici sono pratiche che, oltre a rigenerare il corpo, ti riabituano a decidere, ti riabituano. Scrivere un nuovo romanzo, quando comincerò a farlo, significherà andare a pescare qualcosa in un luogo in cui ci sono tutte le possibilità del mondo, dopo 3 anni in cui mi sono occupato unicamente dei fratelli Fanti, della loro famiglia e della loro vita, e quindi ti vuoi preparare come, non lo so, una ragazza che va al primo appuntamento, ci vuoi arrivare veramente in forma. Grazie Enrico, veramente. Grazie a te, Rosangela. Vi invito a comprare il libro, non faccio pubblicità, ma veramente lo consiglio di cuore.